alla terza puntata per quanto riguarda l'iperico perforatum. Prepariamo l'oleolito di iperico. La prima puntata l'abbiamo fatta nel mese di maggio, in cui abbiamo raccolto l'iperico sulle montagne qua vicino. La seconda puntata abbiamo messo l'iperico a macerare in questo boccettone. Sono passati 40 giorni, l'iperico è qui dentro da 40 giorni assieme all'olio di girasole a macerare. A questo punto è pronto, maturo, per essere imbottigliato. Abbiamo sigillato questa damigiana di 20 litri con una garza e sigillarlo per non far entrare i parassiti. Sopra abbiamo messo una pietra e vediamo adesso il colore dell'iperico. L'ipericina contenuta in questa splendida pianta, dopo 40 giorni di macerazione, è passata tutta nell'olio di girasole. Come potete vedere, quindi messa a macerare con olio di girasole. Possiamo vedere il colore. Sembra amarena. È splendido. Un rosa intenso, ottimo, un rosso. Ottimo. Ottimo. Quindi così è già pronto per essere... È già pronto per essere imbottigliato. Anche pronto per il consumo, giusto? C'è da attendere qualche altro giorno. Il consumo già è pronto, è già bello... Diciamo che i residui sono tutti sul fondo, quindi noi stiamo prendendo il cosiddetto fiore di iperico, che sarebbe la migliore parte, che va in superficie. Il colore quest'anno è fantastico. Non so come definirlo. Rubino. È un... È un bel rosso, eh? Un rosso intenso. Però vuoi ricordare un po' le proprietà di questa pianta, ricordiamo, allora, iperico. L'iperico, in una parola sola possiamo dire che è eudermico, per la bellezza e la salute della terra. Dalla psoriasi alle scottature, bruciature, graffi e tutte le patologie della pelle. Quindi uso dermatologico, allora. All'interno ha tre antibiotici. Emolliente, idratante, lenitivo, ha la capacità addirittura di anestetizzare la pelle e togliere il dolore. Quindi solo un uso esterno, diciamo così? Un uso esterno, mentre invece la parte secca si può usare, sempre il fiore, lo usiamo per preparare delle tisane a base di iperico. Sempre con le stesse proprietà, stessi... In questo caso, diciamo, viene fuori la parte, diciamo, la parte anestetica e antidepressiva dell'iperico, rilassante. Ecco, principalmente quindi... si usa come antidepressivo in farmacia, se andate in farmacia... Come infuso, la pianta secca, la pianta serve proprio come antidepressivo. Naturalmente con i milligrammi giusti, combatte la depressione. Ma siccome è competenza dei medici curare la depressione, non vorrei che noi la gente... non ci addentriamo più di tanto. Non ci addentriamo in queste cose qui. Noi lo usiamo per la pelle e per rilassarci. Se uno è depresso, a questo punto deve andare dal proprio medico e impostare una terapia. Molto, cioè, a parte che su internet già notizie riguardo a quello che tu hai detto, già ci sono. Ma noi vogliamo volare basso e ci manteniamo con questa splendida... questo splendido dono della natura. Adesso verrà imbottigliato in bottiglie da 100 e ricordo a tutti i costarricesi che il 3 e il 4 di agosto c'è una bellissima manifestazione che si occupa di erbe aromatiche e alemurgiche, vuol dire erbe che curano oltre che nutrire, e quindi ci saranno tutti i nostri prodotti, dal peperoncino a tutte le altre cose.